Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ormai, come tutti sapete, il governo ha ristretto ancora di più le possibilità di movimento quando non dobbiamo andare a lavorare, nel senso che tante attività commerciali sono state totalmente chiuse, bar, ristoranti, via dicendo, quindi si può andare solo a lavorare o in farmacia o a fare la spesa o dal medico. Tutto il resto è bloccato, quindi questo cosa ha comportato o cosa sta comportando? Che comunque la gente deve stare a casa, giustamente. Ma la gente che è a casa ovviamente si annoia, perché stare a casa tutte queste ore per tanti giorni ci porta comunque ad utilizzare tantissimo internet, quindi streaming di film, acquisti magari online, curiosità, quindi tutto quello che riguarda la rete internet. E qua purtroppo emerge un'altra falla, che già è un sistema molto limitato, nel senso che già ci sono problemi in tantissimi paesi, a parte le città grosse abbiamo comunque ancora rete internet lentissime, che costano tanto e rimangono sempre lentissime. E soprattutto tipo alla sera, quando ci sono tante connessioni, a tuttora rallenta in tanti paesi, perché comunque ci sono ancora connessioni a 7 mega, ma in paesi non sperduti nel nulla, ma in paesi normalissimi. Qua al nord ce n'è ancora tanti di paesini che hanno ancora la rete a 7 mega. Tutto questo cosa ha portato? Che adesso c'è un collasso esagerato di traffico internet, perché la gente comunque lo sta utilizzando di più del normale, anche perché si sta lavorando pure da casa, quindi tutta la gente che può lavorare a casa e non deve più andare nei propri posti di lavoro lo sta facendo la sua rete domestica, e quindi c'è un collasso esagerato. Infatti vedete qua la cartina del collasso della rete internet, e va di pari passo con le aree contagiate, quindi più l'area è contagiata e più la rete internet è contagiata, nel senso che va veramente a soffocare. E tutto questo ha evidenziato quanto siamo indietro nei paesi europei dal punto di vista della nostra rete internet. Purtroppo lo si sapeva già, non lo scopriamo oggi, che abbiamo una rete internet scarsa, che la copertura delle reti prestazionali nel nostro paese è veramente limitato, e adesso speriamo che Open Fiber nei prossimi mesi arrivi a migliorare questa situazione di una rete internet veramente scarsa, perché comunque, come sapete, Open Fiber, che è di Enel e di un'altra società, cosa fa? Porta la fibra ottica nelle nostre case, ma senza andare a scavare, senza andare a fare lavori, ma solo tirando i cavi della fibra ottica, appunto, diciamo, all'interno delle tubazioni della corrente elettrica, quindi passando attraverso le tubazioni della corrente elettrica può tirare tranquillamente la fibra ottica nelle nostre case. Quindi in teoria non dico a breve, però sicuramente più a breve di quanto stia facendo TIM, dove comunque per passare con i suoi cavi e via dicendo devi tirare nuove tubazioni e via dicendo. Quindi speriamo che questa situazione porti anche a un miglioramento nel futuro delle connessioni internet qua da noi, che veramente costano tanto ma sono davvero scarse, e oggi ne abbiamo avuto la prova. Un'altra cosa che sta collassando sono le spese online, perché comunque noi siamo un paese in cui le spese online non venivano tanto utilizzate, perché comunque siamo ancora un po' di una mentalità, non dico che sia giusta o sbagliata, però una mentalità non moderna, quindi ancora ci piace andare a fare la spesa e via dicendo. Quindi anche i supermercati erano organizzati per un tot di numero di spese giornaliere o settimanali, che comunque sapevano bene o male che quantitativo di spesa avrebbero dovuto consegnare o meno, quindi a livello di furgoni, a livello di autisti. Adesso che invece non si può uscire, o meglio è consigliato non uscire, tutti si sono messi a fare le spese online, e questo ha portato i supermercati a collassare dal punto di vista delle consegne online. Infatti adesso le consegne che a 15 giorni si fa fatica a trovare un giorno o un orario disponibile, e questo fa parte del fatto che comunque non sono tanti quelli che acquistano di solito la spesa online, quindi ha portato ovviamente subito a un collasso immediato anche di questa situazione. Quindi ragazzi, questo è solo per farvi capire che situazione stiamo vivendo, oltre al dramma sanitario, come comunque vengono fuori tante altre problematiche che di solito non siamo abituati ad avere, e che magari soprattutto per quanto riguarda la rete internet, se avessimo avuto già delle infrastrutture decenti e non vergognose, probabilmente adesso non eravamo qua a dire cavoli, siamo a casa, paghiamo la rete internet che non va. Quindi ragazzi, spero di avervi dato un'idea chiara anche di quello che è la situazione su questi due argomenti. Se è così ragazzi, ditemi la vostra nei commenti, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questi due argomenti, e lasciatemi un grosso pollice su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo quando si potrà andare ancora a fare. Ci vediamo qua nei prossimi video, ciao!